Bentrovati con TG Architettura, iniziamo con un progetto. Bodrum Houses è la prima realizzazione completata dallo studio newyorkese Richard Meyer & Partner nella penisola di Bodrum, siamo in Turchia. Il complesso residenziale è composto da 21 abitazioni collocate su un ripido pendio con vista sulla baia. Ogni porzione abitativa si sviluppa su una superficie complessiva di 4.000 metri quadrati con l'obiettivo di preservare al massimo la privacy degli abitanti, mentre le residenze si suddividono in 5 prototipi di circa 330 metri quadrati e una guest house di 40 metri quadrati. L'approccio costruttivo è volutamente improntato alla massima semplicità, con il vetro e il colore bianco che dominano questo progetto. Il credito alle famiglie, siamo tornati in Italia, mostra segni di affanno, con i prestiti che si stanno lentamente contraendo e le nuove erogazioni che sono molto più contenute degli anni scorsi. Sono parole del vice direttore generale di Banca Italia, Salvatore Rossi, che ha precisato anche come la decelerazione dei prestiti alle famiglie è divenuta negativa nel terzo trimestre di questo 2012. Rossi ha ricordato poi che secondo le stime le cose non andranno meglio in futuro e purtroppo sono cattive notizie anche per il settore delle costruzioni. Perché? Perché ovviamente calano i mutui immobiliari. Pessime quindi le prospettive per i prossimi mesi. Nonostante la crisi, Roma sale di 2 posizioni nella classifica della qualità della vita. Quella che sembra una buona notizia, in realtà può rivelarsi anche una pessima notizia, perché Roma ha un record decisamente triste, ovvero la peggiore performance d'Italia sul costo della casa. Roma infatti vanta il primato delle case più care del nostro paese, 5.250 euro a metro quadro in una zona semicentrale, e non tocchiamo quelle centrali o centralissime. Le risorse ci sono, entro Natale faremo una delibera CIPE per la ricostruzione che ripartisce buona parte dei 2,4 miliardi a disposizione, di cui 2 utilizzabili subito e 400 milioni che utilizzerà il prossimo governo. Lo ha detto all'Aquila il ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca. La ripartizione dei fondi si dovrà fare entro il prossimo 10 dicembre da parte dei 2 responsabili dei 2 uffici speciali per la ricostruzione e dai sindaci del territorio, e riguarderà, come ha sottolineato il ministro, la ricostruzione pubblica e privata, quella dei beni culturali, i sottoservizi, il CAS e sviluppo, al quale sarà riservato il 5%. Ed ora andiamo alla scoperta delle opere di un archistar. Stiamo parlando di Moshe Safdie.